Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti. Ovviamente se è la vostra prima volta, come vi dico in questi casi, sono il vostro Sionto Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Baldur's Gate, un video che vuole andare ad esplorare un pochino le romance, ciò che è appunto celato all'interno di questo bel titolo. La romance che vedremo oggi appunto è la romance di Lezel. Utilizzerò un personaggio di classe monaco, praticamente un dragonide. Perché ho scelto un dragonide ispirato al mio amico Salvatore? Appunto, vedete il nome è quello del canale, del suo canale Gazzoso Senza Soldi, che vi lascio in descrizione, vi consiglio e vi invito ad andare a vedere, quindi vi lascio tutto in descrizione ovviamente per fare un salto da lui, siccome anche lui porta Baldur's Gate. Perché il dragonide avrà delle opzioni molto particolari con Lezel, facilitate per Lezel e per vedere la sua romance. Quindi partiamo dall'accampamento, dopo un po' che ve la porterete dietro, combatterete con lei, avrete quasi sempre, non dovrete faticare neanche più di tanto, la possibilità di parlare con lei. Io sono ancora in atto 1, tranquillamente, non ho ancora né sconfitti i goblin, né sono andato dalla strega, sono proprio all'inizio dell'atto 1. Ecco qui, parliamo con lei. Speak. Allora, aspettiamo, vedete, è una mia impressione aprire questa opzione, la numero 4. Ultimamente mi guardi in modo diverso. I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. Qui, praticamente rispondete quello che volete. Now, well. You've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. L'attrazione reciproca, Lezel. Tu sai come farmi battere forte il cuore. Diciamogli questo. Good. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later, but I want it all the same. Do you? Ditegli la prima. Potete anche dirgli la seconda. Ma diciamogli la seconda. È da un po' che volevo una bella ragazza GT anche a mio fianco. I won't be your girlfriend, but I will be your lei. Yes or no? Sì. Yes. Perhaps one night soon, I will come to your bunk and take what is mine. Until that night comes, I shall keep enjoying your scent. Ok, e così facendo, ragazzi, appunto, avremo avviato la prima parte della romance con Lezel. Nell'atto 1 c'è ancora qualcosa da fare, quindi prendiamo e passiamo direttamente allo step successivo. Rimanete con me perché, come vi dico in questi casi, il video continua. Allora, signori, eccoci qua. Siamo pronti per proseguire nella romance con Lezel. Fate passare una o due notti, al massimo dovrebbe avvenire quello che vedrete a breve. Anche in questo caso io non ho ancora né combattuto con i goblin, né sono stato dalla strega, né ho dato la caccia ai tiefling barra druidi. Sono ancora inizio gioco, quindi atto 1. Andiamo a riposare. Ecco qui, facciamo un riposo lungo. I've come to save you. And be sated. I lead, you follow. Sono pronto. So you think. Let's see if you're right. A dragon's heart beats inside you. A dragon's blood heats your flesh. It is time I take what's mine. Close your eyes and submit.
Vedete, con i dragonite avete opzione no, sarai tu a sottometterti a me. Dopo potrai prendere tutto quello che vuoi. I am ready. You awake in pain. Your back, your hands, even your tongue ache. It's time to rise. Dawn is upon us. Possiamo rispondere quello che vogliamo, tipo perché tutta questa fretta? Rilassati e vieni a riposarti. Time for pleasure has passed. I might take more later, should my whims so carry me. Up now. The sun soon rises. Every breath, every blink proves exhausting. A long day awaits you. Ed ecco qui, ragazzi, ci ritroveremo al campo e potremo proseguire l'avventura. La prossima interazione con l'Ezael potrebbe avvenire nell'atto 1 o nell'atto 2. Qual caso si accadrà, la ve la farò vedere. Quindi rimanete con me perché ovviamente il video continua. Perfetto signori, nell'atto 2 praticamente, dopo che avrete guadagnato fiducia di Ezael e tutto quanto appresso, andate all'accampamento e dopo un po' di eventi di notte accampamento, appunto, che potrebbero essere benissimo random, potreste trovarvi ad avere l'interazione che riguarda appunto la vostra romance. Andiamo immediatamente a vederla. Ciò che dovete fare sarà concludere la giornata, accamparvi, ecco qua. Nel mio caso userò tutte le provviste appunto perché devo riposare, non ho più incantesimi, capacità e tutto, e andiamo a dormire. Dovrebbe capitare qualcosa infatti. Faremo. Ascolti in silenzio. A parasite grips my mind. My own people hunt me. But I am gnawed by an even greater torment. You. My thoughts are hallowed ground. Yet you've crawled your way in. Uninvited. I'm obsessed by the ground under your feet and the wind over your head. Your face just before I sleep and after I wake, I ask myself, are you worthy? Sacrifonas do. There is only one way for you to prove it. Allora, uccidendo i nostri nemici a sangue freddo, dovremmo sempre rispondere un po' in modo particolare. A fine sentiment, but I require more. We fight. I test you in battle. Dance with me. Bleed with me. Bruise me so that you might possess me. Combattiamo. Ti dimostrerò di essere degno della tua ossessione. Lei approverà in questo modo. Best me. E ragazzi, dovete trovarvi a combattere contro l'Ezael. Allora, nel mio caso, io ho un personaggio di classe monaco, come vedete. Lei è qua, vi invito magari nel dubbio, sapete che Baldur's Gate 3 è pieno di sorprese, a volte anche poco carine e piacevoli, vi invito ad attivare i colpi non letali. E adesso utilizziamo un colpo stordente e attacchiamo. Buttiamo a terra. Tocca di nuovo a noi. Forse lei proprio non reagisce. Ok. Beh, giustamente contrattacca perché l'ho messo
la spec del maestro d'armi. Proviamo un colpo. Proviamo un colpo stradale. Okay. E anche in questo caso. Provo ad attaccarci con la balestra, direi. Deviare i proiettili. Ci butta a terra. Uso azioni impetuose. Fortuna che ci ha mancato la maggior parte delle morte. Utilizziamo ancora il nostro colpo senza. Prendi la sua mano e tira da su. I should be humiliated. I should know the shame of defeat. I am Lazel. But you. You are just still. You were stronger. I was steel. And you were silver. You are mine. Say the words. Sei mia, rispondiamo come ha detto lei. Jacques Fornashdu, source of my bruises. Ed ecco, aiutiamola, ragazzi. E questa sarà un'altra parte, appunto, della nostra romance con Lazel. Quindi a me adesso non rimane altro che andare a letto e salutarvi per il futuro, per un nuovo appuntamento, appunto, che avverrà a questo punto direttamente, pardon ragazzi, nell'atto 3. A tra poco, quindi. Ed eccoci qua, signori. Dunque, una volta giunti all'atto 3, a Rivington, quindi in questa porzione di mappa, voi entrerete qui da Rivington, da questo teleporto, dovrete raggiungere il circolo degli ultimi dì. Entrare al circolo degli ultimi dì è possibile tramite un'interazione con lo zombie che si trova fuori, che adesso ve lo mostro, oppure passando al tempio della mano aperta e forzando questi cancelli. Io sono entrato parlando e persuadendo i tizi che fanno selezione all'ingresso, Benji e Klaus, che sono i due tizi all'entrata del circo. Qui ci sarà un'interazione per tutte le romance, noi la vediamo ovviamente con Lazel perché stiamo facendo quella, che vi permetterà di guadagnare fiducia nel vostro, come si dice, partner. La tizia con cui dovete parlare è la druida Zetino. Attenti, Zetino può diventare Orin a fine di questa scena. Non succederà nella mia scena perché ho già fatto due interazioni con Orin, ma sappiate che può trasformarsi alla fine. Non vi attaccherà, non succederà nulla di male, ma rovinerà un po' la scena della vostra romance. Quindi fate le altre interazioni con Orin prima di parlare con lei. Mio consiglio spassionato. Altra cosa importante, non ci saranno vere e proprie approvazioni da parte di Lazel, nel mio caso, perché è già a livello eccezionale la sua interazione nei miei confronti, ma sappiate che vi guiderò a dare risposte migliori per avere la migliore interazione appunto con Zetino. Parliamo con lei. Violence erupts here. My home, my refuge in this city of stone and steel. Your eyes, Stira. There is pain, endless and deep, but also devotion, blazing like the sun. You're in love, are you not? E gli diremo, sono innamorato, sì, di una persona che è anche molto vicina. You are wise to admit it. When it comes to love, vulnerability is armor. Truth, a sword,
and trust her shield. I pray you wield all three, Styra. Bring the one you love to me. I will look into your hearts and see if your love is eternal or doomed eternally. Vi chiederà 100 monete che pagheremo. Che ne dici, Rese? Vogliamo provare? Yes, but be warned. I play to win. Close your eyes, little ones. Be still as stone to earth. And remember to breathe. Sweeter than nature's dew. I see you, know you, but do you know one another? Lazel, passion of the heart and blade wage war in her soul. Listen, think, what does she most desire? Smentire le bugie della sua regina e scoprire la verità sul principe Orpheus. You hear my words, you see my path. It is good to be known. E faremo un passo verso di lei. Your bond beats in pleasure. It is an honor to behold. Many things delight the heart. But only one makes it sing. Tell me, what is the Githyanki's fondest memory? La nostra notte passata insieme. A fateful night. I'm not apt to forget it, or who spent it with me. Our touch has been that of sunlight, but now we must ask the deep, the difficult. Life is brief, finite. When the warrior dies, what legacy will she leave behind? Sarà ricordata come la liberatrice del popolo Githyanki. I will carry the truth to my people, whatever it might mean. Only time will tell how I'm remembered. I should know not to underestimate you. You see me with clear eyes and an open mind. I press my finger to your bond and find a shield, impenetrable. It is beautiful. Your love is one few have. Cherish it. Go in peace, seedlings. And know that you made one whose heart was long quiet beat with love anew. E farete appunto, se siete accoliti come me che ho scelto accolito come spec, l'ispirazione. E ovviamente se vi portate dietro cuore scuro, la fate anche con cuore scuro, piccoli dettagli. Ragazzi, detto ciò, noi ci vediamo a breve, come vedete portatevi anche Gay, che in questo modo la fate anche con lui, l'ispirazione. Ci vediamo a breve per continuare la nostra cavalcata nei sentimenti, il nostro viaggio nei sentimenti appunto di Lazel e del nostro protagonista gazzoso senza soldi. A tra poco. E rieccoci insieme, signori. Dunque,
Una volta giunti nell'atto 3 di Baldur's Gate, come già vi ho detto, ma all'interno delle mura cittadine, in realtà forse anche a Rivington potete vedere questa interazione, a me è successa quando ho affittato la stanza nella taverna del Canto Elfico, potrete vedere un ulteriore sviluppo della nostra romance con Lesel. Cosa dovete fare? Dopo un po' di notti passate appunto nell'atto 3, vi si sbloccherà se avete fatto tutto come da vi ho mostrato finora. Quindi andiamo a concludere la giornata, ok, e andate semplicemente a dormire giunti qua. Quindi in questo caso io faccio un riposo parziale, non mi serve fare un riposo completo, voi fate quello che vi serve, e mentre dormirete succederà qualcosa. Scendi dal letto. I know it's early, but this couldn't wait. Watch. I used to hate that sight. The glowing sky, the long shadows, the fading stars. I lived for the red of blood and the black of death. Now, I see the colors between. Look at the sun. What do you see? Speranza, vita, un futuro per cui vale la pena lottare. Yes, and something else too. Beauty. The dawn was my torment. Rustling leaves. Agony. I couldn't wait to escape this place. Now, I revel in it. I revel in you. You showed me the betweens and beyonds. Between war and peace. Beyond passion and obsession. Most importantly, you showed me freedom. There's more, but I don't know how to say it. I don't know what to call it. I just know. Whatever comes next, I want you near. When all this is over, will you stay with me? For good? È da tantissimo tempo che aspetto di sentire queste parole, Lazel. Resterò con te, qualunque cosa accada. Jacques von Vindu, source of my joy. It is done. The absolute eradicated. Vengeance exacted. We are free. No more gods or monsters. Except those of our own making. And we are cleansed. The tadpoles are still at last. They cannot control us or turn us into abominations. Although in your case, the transformation may be an improvement, Iblis. Even when my time in the prism stretched out like eternity, when escape seemed impossible, I never lost hope. I knew that my destiny was to liberate my people, to return to them triumphant. I was wrong. It seems I can only fulfill one part of my destiny. My people will be liberated, but I cannot return to them. Not like this. You helped me destroy that abomination. Now help me destroy myself. You must kill me. But first, Lazel, I need your promise.
carry my hope, carry my burden. Call my dragons, Kulos and Kuthos, and ride to the Astral Sea. Destroy Vlakith. Release our people. Be our future and our legacy. Allora ragazzi, siete nel finale a questo punto e qua ci sarà la decisione finale. Avendo fatto romance con lei, possiamo anche decidere di farla rimanere con noi qua, ma quello che voglio, il finale che voglio darvi io, è appunto: convoca i draghi, Lisei. Io mi unirò a te e insieme uccideremo la regina Lich traditrice. Shaak Vern Fintil, source of my joy. You honor me. Vlakith will fall, and we will plant a seed. From that seed, Githyanki freedom will blossom. Lach crushed Macvlek. So be it. Now, give me my freedom from this form. Sei un Mind Flayer, ma sei ancora te stesso, Orpheus, non è così? Yes. But for how long? My mind screams. It will never stop until it has slipped away from me entirely. I will not be Geyk. I did what I did to save my people. The rest is up to them. Someone else must rise within the ranks to lead the revolution against Vlakith. Give me my freedom from this form. Release my soul to the astral seas, while I still have one to call my own. Forse non potrai tornare da tua gente, Orpheus, ma meriti di vivere per assistere al loro futuro. Proviamo un'ultima interazione. Ok, non è andata bene. Ho altre ispirazioni. È andata. Perhaps you are right. I may not be the one to lead my people, but I can still bear witness to their glory. I shall find a place for myself in a corner of these realms. For even in darkness, the stars of Tunarath will shine upon me. You were a worthy ally. His people are blessed to have him as their prince. I just hope he finds peace in his new form. Kulos! Kuthos! Your heart flutters with excitement, aspiration, and even hope. The astral plane awaits. A rebellion takes shape. The future of the Githyanki Empire rests on your shoulders. Battle. E ce ne andremo insieme a Lisei a cavallo dei draghi. Grazie a tutti per aver visto Romance di Lisei sul mio canale.